Come promesso, andiamo avanti con Giordana. Allora la invito a raggiungerci, Giordana Vannini, puoi prendere il microfono perché lei ci farà vedere in cosa consiste l'ILS, questa disciplina appunto che non conosciamo teoricamente, anche perché si balla sui tacchi, mi dicono, no? Sì. Quindi Lino sicuramente non l'avrai mai ballata, o almeno me lo auguro per te. Allora, ben ritrovata Giordana, che oltre a essere interista come Lino e quindi insomma essere molto ben vista, andate d'accordo. Questo è un solo peccato. Sei stata qui già un paio di mesi fa, insomma ci avevi fatto vedere all'epoca diverse esibizioni e oggi? Oggi è una cosa diversa dall'altra volta, è un altro stile che si chiama ILS proprio perché è fatto sui tacchi. Ma cos'ha di caratteristico, oltre al fatto che si balla sui tacchi? È uno stile più moderno, simile a, cioè è lo stesso che vediamo nei concerti tipo di Beyoncé, Jennifer Lopez, spesso lo vediamo in televisione. Ah però, interessante, interessante. Senti, come va la tua carriera, oltre che da ballerina, anche da Miss, no? Perché non dimentichiamoci che hai avuto, insomma, diversi successi anche sotto quel punto di vista, no? Lo dicevamo la volta scorsa. È terminata per Miss Mascotte, se non ricordo male, alle selezioni di Miss Italia. Alle selezioni di Miss Italia Marche, sì. È terminata quella finale di agosto. Poi vedremo l'anno prossimo. Ci riproverai? Avrai ancora? Non lo so, sinceramente. Diciamo che poi vincerà Miss Italia. Però ricordo che disse che voleva concentrarsi sugli studi e comunque sulla danza. Anche. Esatto. Sì, esatto. Quindi diciamo il primo interesse resta la danza, no? Il sogno di diventare una ballerina, lo sai già, partecipi ai campionati nazionali, credo che avevi anche vinto qualche titolo, se non ricordo male. Sì, avevo vinto prima della pandemia, nel 2019, un campionato regionale, e anche l'anno precedente. Ah però, insomma, numeri importanti, numeri importanti. Allora, noi ci gustiamo la tua esibizione, un applauso per Giordana Vannini, sempre del New Planet Dance 2000. Lascialo anche a me. A te Giordana. Brava. Sulle note di Baby One More Time, successione di Britney Spears. Allora vieni pure qui Giordana, perché insomma che silhouette, ovviamente, ragazzi, volevo farti di nuovo l'in bocca al lupo per tutte le tue attività, per tutti i progetti che ti vedranno protagonista. E ci sono gare all'orizzonte? Com'è la situazione, diciamo, in questo periodo di pandemia? Disastrosa? Per ora non sappiamo ancora nulla, aspettiamo di vedere. E quindi continui però ad allenarti. Sì, sì, assolutamente. Anche perché ti seguo su Instagram e vedo che quotidianamente provi nuove coreografie, nuovi pezzi. Quindi, esatto, insomma, davvero, sì, sì. Davvero in bocca al lupo, anche perché possiamo dirlo, insomma, hai soltanto 17 anni, quindi giovanissima, forse tra le più giovani del gruppo. In questo gruppo sì. In questo gruppo sì.
Grazie, grazie a Giordana. Grazie. Noi salutiamo tutte le ragazze del New Planet Dance 2000, la scuola che vede come maestri anche Claudio e Donatella. Ragazze, noi vi salutiamo, non so se volete farci un saluto anche voi, eccoci qua, un applauso a tutte loro, venite, venite al centro. Molto. Come? Sì, assolutamente. Prego, prego. Sì. Allora, Erika voleva fare un bel saluto. Alessandra è la nostra insegnante, le mie colleghe, Cupra Marittima e Cuprensi. E ciao mamma, i Cuprensi. E tutti io... quelli che mi conoscono, come si dice. Io saluto Donatella, nostra maestra di ballo. Ah, la mia famiglia, Jacopo, mio fratello. Jacopo. L'Osteria Cinque Colli dove lavoro, Claudio, Fiamma, Ilenia, tutte le mie amiche, le saluto tutte. Bravo. Denise, se non saluto Denise, mi uccido. Tatiana. Matteo. È vero. Salutate pure quello... Freddy. Il maestro zio Clo, che è qui dentro alle quinte. Il maestro zio Clo, grande zio Clo. Bravo. E poi finiti? Sono altri 4.500 all'orizzonte. I fidanzati all'orizzonte, Aurora, ne hai qualcuno? Sì, uno, okay. Edoardo, che lo saluto. Edoardo. E saluto la mia famiglia. Grazie. Claudio lo saluta. Ciao Claudio. Grazie a voi ragazze, davvero un in bocca al lupo. Grazie a voi. Questo va di là? Sì, potete passare di là. Grazie. Brave, a brave. Jessica, Erika e Aurora, poco prima abbiamo visto Giordana, grazie ai loro maestri, insomma, Lino, diciamo sempre, bello riuscire a coniugare la danza con la musica, lo sport, la poesia, no, ma bella la bellezza, gioventù, poi, la poesia, la bella perché gioventù. Con Gianluca Lalli, insomma, abbiamo parlato anche di poesia, e che sì, poesia. Sì.